Napoletano, sì. È uscito il dipinto di Denti di Sorter, e qui con me c'è Simona, che è l'autrice del libro, e Tito Fiorella, che è un avvocato responsabile dell'area legale dell'organizzazione di volontariato di Daniela, e Luca Chiavura, psicologo, responsabile del servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica del San Camillo, e membro del direttivo dell'Osservatorio Nazionale Identità di Genere. E doveva partecipare anche Daniela Contivi, che per problemi di salute non ha potuto raggiungerci. E oltre a me c'è Yuri Guaiana, segretario dell'Associazione Radicale Centro Diritti. Io passerei immediatamente la parola a Simona affinché insomma, ci porti sui motivi che l'hanno spinta a scrivere questo libro, dove c'è un approccio scientifico fin dall'inizio. Infatti vediamo che al primo capitolo troviamo l'utilizzo corretto della terminologia, la storia, e c'è un approccio, dicevo, con un metodo scientifico alla questione, e quindi insomma vorrei che fossi tu che ci addentrassi con tutte le questioni trattate. Mi sa che c'è un problema di microfono, un attimo solo. Sì, bene, ok, grazie. Innanzitutto ringrazio Marco Cappato e l'Associazione Coscione, il Partito Radicale, per avermi invitato e per aver pensato a questo evento. Il libro è nato per caso, come molti progetti. Nel 2005 sono stata invitata come eticista a discutere gli aspetti etico-legali di una cosa che non conoscevo, cioè il trattamento medico del transgenderismo, il transessualismo, che oggi uso come interscambiabile, nei bambini. Innanzitutto, come molti di noi, non sapevo che esistesse un problema, un fenomeno di cosiddetto disturbo dell'identità di genere, o comunque di non conformità nello sviluppo del genere nei bambini. E poi non sapevo che esistesse un trattamento medico che si applicava ai bambini. Cioè, sapevo di una chirurgia, di cross-sex surgery, scusate, a volte l'italiano forte cini. Sapevo di questo tipo di intervento medico con l'adulto, ma non sapevo che esistessero delle medicine, dei trattamenti medici per i bambini. Quindi sono stata introdotta a questo fenomeno, per me è tutto nuovo, che mi ha molto affascinata, anche molto intenerita. Quindi ho deciso di studiare un pochino di più la materia e di scrivere un libro poi, alcuni anni dopo. Il trattamento medico, vado subito al cuore di questo, perché questo poi ci permette di parlare anche delle origini, del fenomeno, di come si manifesta. Il problema che era controverso in Inghilterra nel 2005 e che in Italia credo non sia ancora discusso è la sospensione della pubertà dei bambini che soffrono del cosiddetto disturbo dell'identità di genere. Io preferisco chiamarle le minoranze di genere piuttosto che disturbo poco avanti. La medicina che si discuteva, che si discute ancora nel mondo, è una medicina, un trattamento ormonale che sospende lo sviluppo puberale, se diciamo diamo. La medicina più efficace si chiama gonadotropin ormonale, cioè è un tipo di analgesia. Si possono dare ai bambini all'inizio del grado che sospendono lo sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie. Quindi, per esempio, se abbiamo nel caso di una bambina registrata alla nascita come femmina, che però si identifica in un maschio, si può dare questa medicina, si può cominciare questo trattamento ormonale. E si bloccano, per esempio, le mestruazioni, che vengono vissute come estremamente deviante, si blocca lo sviluppo del seno, con la conseguenza che nel futuro si eviterà una mastectomia, quindi una chirurgia invasiva. Si bloccano le caratteristiche sessuali secondarie e si dà tempo al bambino di esplorare la vera identità, cioè qual è la vera identità.
identità di genere. I bambini che poi decidono di continuare nel percorso del transessualismo, quindi di cambiare il genere, arrivano al trattamento ormonale con gli ormoni mascolinizzanti o femminilizzanti, alla chirurgia, con un corpo molto più neutro, quindi molto più malleabile. Si evitano delle chirurgie molto invasive nei bambini che transizionano da femmina a maschio, come per esempio la mastectomia, e si ottiene una soddisfazione corporea molto migliore nei da maschio a femmina. Il corpo non sviluppa, per esempio, nei bambini registrati come maschi, dico registrati come maschi, non nati maschi apposta. I bambini registrati come maschi e che vogliono diventare femmine, ovviamente, se vengono lasciati a crescere nel loro corpo biologico, sviluppano una corporatura maschile, i loro mani si ingrandiscono, le loro spalle si ingrandiscono, sviluppano il pomo di Adamo che deve essere rimosso chirurgicamente. Il pitch della voce dovrà essere aggiustato chirurgicamente, le corde con intervento sulle corde vocali e così via. Quindi queste medicine che sospendono lo sviluppo puberale permettono ai bambini di rimanere in questo limbo, di esplorare la loro vera identità di genere e di transizionare, per coloro che vorranno transizionare all'altro sesso, in modo molto più soddisfacente. E quindi la controversia era ovviamente che si va a interferire con un processo spontaneo di crescita. Questo trattamento non era, nel 2005 era del tutto nuovo, non era mai stato dato a questa popolazione di minorenni. La medicina in questione viene usata nei casi di crescita eccessiva, quindi per i bambini che hanno una crescita molto marcata, che ha ridotto questa crescita, ma gli effetti secondari di questa medicina sono sconosciuti e sono ancora in dubbio. Gli effetti sul metabolismo, sulla formazione dell'osso, gli effetti sul cervello, sulle capacità riproduttive sono estremamente controversi. Quindi questo è stato il punto di partenza: capire se queste medicine erano eticamente difensibili o legalmente difensibili, perché si trattava di una medicina sperimentale da dare ad un gruppo di minorenni, per di più che soffrivano di qualcosa che correntemente è classificato come malattia mentale. Quindi c'era anche il discorso, c'era anche la questione di se era giusto intervenire fisicamente per una cosa che in realtà aveva per molti a che fare con la psiche. E da qui ho scritto questo libro e mi sono però dovuta anche addentrare che cos'è il genere, che cos'è l'identità di genere, come si sviluppa, che cos'è questa malattia. Sì, adesso è ancora classificata come malattia, sia giusto classificare come malattia, e è uscito fuori questo libro qua. Cioè, dire anche, scusami se ti interrompo, che è dal 2005 che tu affronti questi temi e hai ricevuto anche dei riconoscimenti per gli studi fatti sulla tematica. Io, presentandovi, non ho detto che insegni presso l'Università di Manchester e che numerose sono le pubblicazioni che fino ad oggi hai fatto, in ultimo questa che stiamo presentando, ma anche curato il volume Scientific Freedom con Marco Cappato e John Cohen. Insomma, l'attività di studio che precede la redazione di questo libro è nel tempo, ecco. E io leggevo nella scheda che i manuali psichiatrici includono il transgenderismo tra le malattie mentali con il nome di disturbo di identità di genere. E ci vuoi spiegare un pochino meglio a che cosa porta questa qualificazione? In che senso porta le conseguenze, oppure perché viene classificata in questo modo? Questa è una cosa molto importante. L'omosessualità è stata tolta dai manuali psichiatrici non molto tempo fa. Il termine transessualismo è comparso in realtà solo negli anni 50 e il termine transgenderismo molto dopo. Quindi sono fenomeni che vengono riconosciuti nella nomenclatura abbastanza recentemente, anche se ovviamente non
l'omosessualità come la transessualità hanno fatto parte sempre del mondo dei, sicuramente degli umani, ma forse anche dei mammiferi, dell'omosessualità, dell'omosessualità no. Quando è stato riconosciuto il fenomeno, questo riconoscimento, questo dare un nome al fenomeno ha avuto da un lato un aspetto rassicurante, perché chi soffriva, perché comunque anche se non è patologico, secondo me è sbagliato considerato come una malattia, però le persone comunque soffrono quando non sono conformi alle aspettative degli altri, non capiscono che cosa succede dentro di loro, non capiscono perché sono attratte da giochi, vestiti, manierismi dell'altro sesso, non capiscono, non è un fenomeno diffuso, non capiscono cosa succede, quindi l'aver dato un nome al fenomeno e averlo in qualche modo classificato ha sicuramente rassicurato le persone affette da questa, diciamo, condizione. E ha permesso anche la medicalizzazione, cioè ha permesso anche ai medici di intervenire dicendo ok, qui abbiamo un fenomeno, ha un nome e c'è anche un tipo di trattamento che possiamo dare. In alcuni paesi il fatto di avere una classificazione medica o psichiatrica permette anche l'accesso al servizio sanitario nazionale, il rimborso anche di assicurazione. Per questo motivo i gruppi di pazienti, ci sono vari gruppi transessuali, LGBTs, in vari paesi, non hanno mai, che io sappia, contestato la classificazione medico psichiatrica per paura di perdere il beneficio poi di avere cure mediche tramite il Servizio Sanitario Nazionale o il rimborso. Posso solo venire su questo? In realtà è proprio una nuova frontiera del movimento LGBT, quello di... Sono, sì, certo, sono Yuri Guayana, Associazione Radicale di Certi Diritti, e dicevo che la nuova frontiera proprio delle rivendicazioni del movimento LGBT è quello di chiedere la depatologizzazione della cosiddetta disforia di genere, comunque della transessualità, con la preoccupazione che effettivamente c'è, che è quella di dell'accesso gratuito alle terapie per la verificazione chirurgica del sesso. Questo è un tema che viene affrontato anche nel tuo libro e prendi posizione su questo, al di là del fatto che mi sembra molto interessante la tua posizione, perché la prendi proprio al di là del fatto che sia o meno considerata come patologia la transessualità, e anche la leghi al trattamento terapeutico non chirurgico, ma quello di cui hai parlato sinora. Quindi per esempio il movimento trans spesso e volentieri fa l'esempio delle donne incinte, dicono le donne incinte non sono affette da una malattia, ma necessitano di un trattamento medico, anche chirurgico a volte, e per questo noi facciamo la rivendicazione di togliere dai documenti internazionali la definizione di transessualità come patologica, ma chiediamo su questa base anche il fatto di poter accedere gratuitamente alle cure, alle terapie, anche chirurgiche. Quindi questo è un punto che magari sarebbe interessante sviscerare dal tuo punto di vista, che è un punto di vista estremamente innovativo per l'Italia, perché da un punto di vista filosofico tratti temi sia giuridici, sia psicologici, sia storici, sia legali, anche giuridici. E l'altra questione che mi veniva in mente era la questione di che per il movimento LGBT è anche questa abbastanza annosa, quella di come definire i termini di riassegnamento chirurgico del sesso, eccetera. È una questione annosa in Italia. In realtà all'estero, e lo chiedo a te perché tu hai un'esperienza inglese,
quando si parla di assegnamento, di assegnazione chirurgica del sesso, si parla spesso di sterilizzazione chirurgica. Questo termine in Italia ancora non è stato del tutto importato, benché abbia una, come dire, un significato molto forte, una capacità comunicativa molto forte rispetto alla rivendicazione, che è la seconda grande rivendicazione del movimento trans in tutto il mondo, cioè quella di permettere alle persone transgender di cambiare i documenti, sia per quanto riguarda il nome sia per quanto riguarda il genere, senza dover come dire, arrivare ad un'operazione chirurgica, che in Italia viene semplicemente chiamata riassegnazione chirurgica del sesso, mentre all'estero sì, il movimento proprio dice: noi non vogliamo essere costrette alla sterilizzazione, costrette e costretti alla sterilizzazione. Quindi se potessi... Allora, partiamo dal primo punto, i termini. Per onor del vero, diciamo, il termine che viene usato adesso nella nomenclatura medica, psichiatrica, è disturbo dell'identità di genere. Nel 2013 questo termine, mi riferisco al DSM, il manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali, che è il libro che viene usato praticamente da tutti psichiatri per fare le diagnosi, che ha anche dei buoni aspetti. Cambierà nel 2013 il termine in disforia del genere, proprio perché comunque anche chi scrive, chi usa il DSM, è stato abbastanza sensibile a questa cosa di non patologizzare il transessualismo come non si patologizza più l'omosessualità, e quindi il termine disturbo sembrava che patologizzasse troppo e si cambierà in disforia di genere, quando questo tentativo sia efficace, poi è discutibile. La questione del tenere la classificazione in un manuale per avere le cure indietro, per avere il rimborso, è un po' un boomerang, perché per esempio negli Stati Uniti, siccome viene classificato il disturbo dell'identità di genere come malattia psichiatrica, le assicurazioni rimborsano solo la parte psichiatrica della cura, quindi gli psicofarmaci che vengono spesso dati, amministrati per ansietà e depressione, ansia e depressione associati con la disforia del genere. Quindi diventa veramente difficile per una persona transgender avere il rimborso dell'assicurazione, proprio perché la classificazione è psichiatrica. In Inghilterra, in teoria, molte cure mediche vengono fuori dal parto, però alcune no, dipende dalla local authority, dal primary care trust, da diverse regioni. Se sei fortunato, stai in una regione ricca, hai più cure; se stai sfortunato, stai in una regione buona, probabilmente devi faticare di più per ottenere anche una mastectomia. Risponde alla domanda questo, l'altra parte della domanda è se avere la nomenclatura giustifica il rimborso tramite il servizio sanitario. Questa è una questione in realtà molto filosofica, e hanno ragione secondo me i gruppi di LGBT a dire: non è che tu devi avere una malattia per essere aiutato. Abbiamo il dolore nel parto e abbiamo l'epidurale, ma non è che il dolore nel parto è una condizione patologica, ma si possono fare anche altri esempi. Il processo di invecchiamento è un processo del tutto naturale, non patologico, però non riteniamo sbagliato dare gli estrogeni alle donne in postmenopausa per prevenire una malattia. Quindi interventi medici si fanno spesso per alleviare le condizioni di sofferenza degli esseri umani. Se queste condizioni di sofferenza siano definite patologiche o meno è un'altra questione. Questo tocca a sua volta un'altra questione filosofica: cos'è una malattia? Come definiamo una malattia? Gli attivisti disability rights, attivisti disability, come si chiama? Come si dice? Gli attivisti sui diritti dei disabili. Grazie. Ci hanno molto insistito, ci hanno
mi ha insegnato che quello che per noi è una malattia, una disabilità, per loro è una differente capacità, perché hanno disabili, io sono diversamente abile. Abbiamo avuto dei casi, sia in Inghilterra che in America, di persone sorde che ritenevano la sordità addirittura un vantaggio, quello che per me è una malattia, quindi hanno voluto una fecondazione assistita fatta apposta, selezionando gli embrioni di persone con sorde da generazioni, per incrementare la possibilità di avere un figlio non udente, perché questo può sembrare assurdo, però in qualche modo tocca l'idea di che cos'è una malattia, come noi definiamo una malattia, perché una condizione è considerata una malattia, e quindi a sua volta è giusto trattare solo le malattie direttamente? Secondo me no, secondo me, e non neanche si può mettere tutti in stand by, dire finché non abbiamo risolto il problema spinoso, concettuale di che cos'è una malattia, non ti curiamo, no, se abbiamo le risorse cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi sta male, sapendo che certe soluzioni risolvono il problema. L'altra questione invece la sterilizzazione. Allora, la sterilizzazione è veramente una cosa controversa, perché forzare la sterilizzazione su una persona sana è una violazione dei diritti fondamentali dell'essere umano, e la legge italiana prevede la chirurgia genitale, sempre la chiamata riassegnazione del genere. Quindi per avere i documenti cambiati, quindi io mi riconosco un uomo, un maschio, e voglio cambiare i documenti, per avere questo devo per forza avere una chirurgia genitale. In Italia non è necessario fare una falloplastica, non è necessario perché la falloplastica è un'operazione chirurgica molto complessa e non sempre ha successo, però sicuramente devo avere le tube chiuse, quindi in realtà hai ragione, si tratta di una vera e propria sterilizzazione. Nel caso del maschio è necessaria una vaginoplastica per poter accedere a una legalizzazione, a una formalizzazione legale dello status di donna. E non parliamo poi dei casi di sesso intermedio. In Australia abbiamo per esempio un passaporto con sesso intermedio per le persone che non si riconoscono né in un sesso né nell'altro, in Italia, neanche in Inghilterra. In Inghilterra si può cambiare sesso senza avere nessun trattamento medico, neanche ormonale. L'importante è riconoscersi nel sesso che si vuole richiedere e convincere le autorità che si vuole rimanere in quel sesso per il resto della propria vita. Comunque, questo è stato formalizzato con il Gender Recognition Act del 2004, che quindi ha sconnesso l'identità di genere dalle caratteristiche fisiche. Io posso avere la vagina, il seno, e essere registrato come maschio, cambiare i miei passaporti, cambiare il mio nome, cambiare addirittura il mio certificato di nascita. Quindi questo è molto innovativo da un lato, però ci sono dei difetti anche in questo pezzo di legislazione, eh? Non è da prendere troppo, per otto anni. Grazie. Ma io adesso, visto che siamo andati appunto a toccare anche temi italiani, abbiamo ampliato momentaneamente l'ambito da quello specifico del testo a tutti quelli più ampi che riguardano la rivendicazione del movimento LGBT, in particolare trans, cercherei di facilitare il dialogo anche con gli altri nostri due ospiti. Volevo solo specificare una cosa molto rapidamente. Intanto complimentarmi, anche io non l'ho ancora fatto, per il libro, che è veramente molto interessante. Mi rammarico del fatto che purtroppo per ora è ancora un libro in inglese che non è lì certi diritti per la traduzione, esattamente adesso però non mi impegno al microfono nonostante le sollecitazioni di Campato, però sicuramente sarebbe importantissimo che questo libro venisse
tradotto, e non solo tradotto ma anche adattato, perché c'è una parte legale che necessita dell'adattamento al caso italiano. In Italia dico questo perché il tema specifico dei bambini con gender identity disorder è un tema veramente poco affrontato nel dibattito pubblico italiano, e non è un caso secondo me che questo testo sia stato prodotto da un'italiana, tra l'altro, che però lavora in Inghilterra, perché purtroppo lo stato dell'Accademia italiana, questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, lo dico io, però lo stato dell'Accademia italiana è tale per il quale queste ricerche sono fatte all'estero, magari anche da italiani, e nel dibattito pubblico e anche in quello scientifico spesso e volentieri non c'è cittadinanza per questi temi. I queer studies, per esempio, che sono una banalità, presumo anche in Inghilterra, sicuramente negli Stati Uniti o comunque in genere nei paesi di lingua inglese, in Italia sono quasi un affronto se lo si propone in ambito accademico. Per questa ragione, secondo me, sarebbe ancora più importante che questo testo venisse diffuso in italiano. Vediamo con certi diritti se riusciremo, se non da soli, con l'aiuto di qualche editore, a renderlo pienamente fruibile in Italia. Io chiederei prima, visto che appunto eravamo ancora però in ambito più generale, chiederei a Luca Chianura se vuole intervenire anche lì su queste... Luca Chianura, abbiamo detto, psicologo, tra l'altro ricordo è stato il titolare della prima ricerca che è stata fatta in Italia sulla presenza delle persone transessuali in carcere nel 2009-2010, una ricerca DAF, questo è particolarmente interessante, immagino, per il pubblico di Radio Radicale. Ecco, se vuole intervenire su queste tematiche che sono al limite tra il filosofico, il politico e anche lo psicologico. Sì, buonasera. Ma questo tema è abbastanza complesso. Di fatto, nel 2013, fra due mesi, uscirà la nuova versione del DSM, e non è cambiato perché, cioè, nel senso, il fatto che sia presente ancora nel DSM, definita come disforia, di fatto è una... c'è una diagnosi, quindi c'è un riconoscimento di un disturbo mentale. Sono stati, le commissioni del DSM sono stati chiaramente pressati appunto dalle associazioni GLBT, ma con scarso successo, perché poi per uno psichiatra, uno psicologo non cambia molto, cioè o disturbo, disforia. È chiaro che disforia è un termine meno, appunto, meno discriminante, meno rigido, ma è un disturbo mentale. Quindi dovremmo aspettare probabilmente la quinta edizione rivisitata, o la sesta, che significa 5-6 anni, perché prima, diciamo, non si muovono. E non sappiamo quello che accadrà. Sono d'accordo sul tema che alla fine i servizi pubblici italiani potrebbero rispondere, o quelli di altri paesi potrebbero rispondere nella stessa maniera, di garantire appunto una sanità pubblica al di là della presenza di questa condizione all'interno di un manuale diagnostico. Cioè, su questo penso che non ci siano dubbi. Gli esempi da voi riportati, dalla gravidanza, o comunque in tantissime altre situazioni è possibile. Piuttosto bisogna dire che la sanità pubblica italiana, nonostante la presenza appunto sino ad oggi di questo appunto disturbo mentale diagnosticato, ad esempio non passa gli ormoni, la terapia ormonale che dura tutta una vita, non li passa gratuitamente. Cioè, sono passati dal Servizio Sanitario Nazionale, se non mi sembra dalla Regione Toscana, quindi anche qui in Italia si verifica più o meno, cioè le regioni ricche sicuramente hanno più possibilità rispetto a regioni più fragili dal punto di vista economico. Quindi quello che è passato ad oggi è solo
gli interventi chirurgici ritenuti necessari appunto per l'adeguamento, quindi non degli interventi estetici, ma tendenzialmente quelli che sono stati detti, cioè la vagina plastica e nel maschio verso femmina, e l'isterovasectomia, quindi non è solo chiusura delle tube, chiaramente l'asportazione intera di tutto l'apparato utero-ovaie, e la mastectomia, quindi altro intervento ritenuto sino ad oggi. Poi l'avvocato Fragella racconterà appunto questi recentissimi sviluppi. Quindi questi due interventi di asportazione appunto sono ancora per legge dell'82, assolutamente obbligatori, rendendo comunque ancora una volta una nostra legge tra le più vecchie d'Europa e tra le più violente, che appunto determina una costrizione violenta rispetto ad un riconoscimento semplicemente anagrafico. Cioè è assolutamente, anche qui è assolutamente possibile per lo Stato, come succede appunto in altri paesi europei, diciamo, poter tra virgolette controllare, cioè dare, non ci sarebbe nessuna, diciamo, nessuna difficoltà poi concreta di dare appunto l'adeguamento anagrafico senza l'intervento chirurgico. Questo succede in tantissimi paesi europei attraverso una certificazione chiaramente di un servizio pubblico che permetterebbe appunto alla persona di scegliere. Non esiste questa possibilità di scelta qui in Italia, e quindi di fatto noi al San Camillo, in 20 anni di esperienza, abbiamo visto sicuramente un bel po' di numero di persone che si sono sottoposte all'intervento per poter vivere nel senso avere una collocazione anagrafica, ma soprattutto una collocazione lavorativa, perché è impossibile appunto, soprattutto in paesi come l'Italia, per una serie di stereotipi, di discriminazioni esistenti, cioè è impossibile vivere con un documento che non riconosce, cioè che non ti riconosce. Quindi anche questo sarebbe possibile, appunto c'è una nuova strada, cioè, di cui appunto parlerà l'avvocato, che stiamo attuando appunto in collaborazione con anche con l'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere, che appunto ha diversi centri presenti in Italia, e quindi si cerca di, siccome modificare la legge ad oggi non ci sono i tempi, vedremo quello che accadrà nella prossima legislatura, e si cerca di, siccome non è possibile modificare la legge, vediamo se è possibile modificare diciamo, l'animo e la mente dei giudici, cioè lavorare nei singoli tribunali, anche se i tribunali in Italia sono migliaia, sparsi in tutto il territorio, però arrivare quantomeno nei grandi tribunali e dare una pratica, appunto, avviare una pratica diversa. Grazie. Volevo specificare, visto che è stata evocata la 164 del 1982, volevo ricordare anche brevemente la genesi di questa legge. La legge è nata in seguito a una protesta di un gruppo di transessuali M2F a Milano, che hanno fatto una manifestazione in una piscina a seno nudo per chiedere appunto di vedere riconosciuti i loro diritti, la loro identità, e la legge è stata approvata in Parlamento grazie all'azione politica fondamentale del Partito Radicale, che ha raccolto l'istanza di questo, del movimento trans. Ricordiamo che all'epoca c'era il Fuori, che era il movimento omosessuale, ma insieme al Fuori c'era il MIT, che è il movimento italiano transessuali, che erano molto vicini al Partito Radicale, semplicemente perché il Partito Radicale era l'unico che dava cittadinanza a questi temi in Italia. E quindi la legge era all'epoca all'avanguardia ed è stata accolta con grande favore dal movimento trans stesso, che appunto l'ha sponsorizzata in origine, ma che purtroppo oggi paga tutto il peso degli anni che porta, perché, come diceva giustamente il dottor Chianura, rispetto ad altre leggi presenti in Europa è francamente una delle più draconiane, diciamo. Bene, visto che è stato evocato,
l'avvocato Flagella, chiedo a lui se può appunto spiegarci qual è il suo approccio rispetto a modifiche della legge 164, comunque al miglioramento delle condizioni di classe, però poi lo solleciterei a tornare anche al tema centrale del libro di cui stiamo parlando, e cioè della questione delle terapie per bambini e adolescenti transgender, transessuali, e soprattutto sotto il profilo degli aspetti legali, perché questo è uno degli aspetti che in un'eventuale edizione italiana del libro dovrebbero essere appunto adattati al caso italiano. E ancora una volta vorrei sottolineare l'importanza di questo tema sotto un altro aspetto, però, cioè quello di riconoscere in una pubblicazione scientifica dell'Università di Manchester come il tema della transessualità è un tema che emerge individualmente in ciascuno di noi. Ci sono una serie di casi studio, di storie studio veramente in tenerissima età. Ci sono interviste che riportano esperienze e memorie di bambini che avevano 4 anni, quindi si sdogana finalmente anche con questa presentazione in Italia il tema della transessualità, del transgenderismo come un tema che riguarda i bambini e gli adolescenti, mentre in Italia si tende sempre a, come dire, proteggere tra virgolette i bambini da questi temi, perché figuriamoci, se si ha a che fare con la sessualità allora bisogna aspettare di essere almeno maggiorenni e possibilmente anche trentenni. Avvocato Fogella. Grazie, c'è tante cose da dire, cerchiamo di essere più chiari possibile e spero anche più completi. Innanzitutto sì, la genesi della legge è stata correttamente ricostruita per come segnalò, insomma, una soluzione di un problema che si era creato soprattutto in Italia per la presenza di persone che si erano già sottoposte volontariamente all'estero, perché in Italia non era possibile, a interventi demolitivi e che però non potevano poi vedersi riconoscere la nuova identità che sentivano e che avevano acquisito anche somaticamente per la mancanza di una norma ad hoc. Faccio una piccola parentesi, spero di non annoiare nessuno, però sempre per completezza e anche un po' per far capire quello che Luca Chianura sottolineava prima, di come qui da noi la interpretazione giurisprudenziale poi della norma tante volte crea delle discipline che invece la norma stessa non prevede espressamente. E qual è questa parentesi? Prima della legge dell'82 c'era stata una corrente giurisprudenziale che consentiva a queste persone, diciamo, già operate di avere comunque il cambio dei documenti anagrafici, valorizzando alcune norme dell'ordinamento dello Stato civile, quindi una legge degli anni 30, delle norme che consentivano in alcuni casi di modificare il nome, soprattutto per i nomi ridicoli e vergognosi, oppure ipotizzando degli errori commessi dall'ufficiale di Stato civile proprio all'atto dell'iscrizione anagrafica. Questo corso giurisprudenziale ebbe breve vita perché a un certo punto la questione fu portata all'attenzione della Corte di Cassazione e la Corte di Cassazione si è espressa in maniera nettissima, escludendo che in questi casi di volontaria creazione di organi genitali per via chirurgica si potesse utilizzare quella disposizione per cambiare i documenti anagrafici. A quel punto si creò il problema, perché diciamo, questi giudici lungimiranti non potevano più applicare questo indirizzo che era nato, e quindi mancava completamente la possibilità di inserirsi. Si arrivò per questo motivo a impugnare quelle norme per illegittimità costituzionale, in quanto non prevedevano questa possibilità, e la stessa Corte Costituzionale nel 79 disse no, qui o ci pensa il legislatore oppure con la legislazione vigente non c'è una soluzione. Da questa, diciamo, questo assist della Corte Costituzionale poi venne fuori tutto, soprattutto ecco, e con grande merito delle forze politiche e delle persone dirette interessate che appunto si attivarono in maniera forte, venne fuori la legge dell'82, che ovviamente risentì un po' del clima, un po' dell'emergenza, della velocità con cui bisognava prevedere qualcosa, disciplinare qualcosa, e
Sostanzialmente non entrò nello specifico di tutte le problematiche connesse alla situazione, ma si preoccupò semplicemente di dare una via per creare questa modifica anagrafica. Rispondendo a una delle domande che si faceva a proposito delle prospettive di modifica di questa legge, ovviamente guardiamo quale fu questa via, no? La via purtroppo, secondo me, fu quella di rivolgersi sempre a questo benedetto giudice civile, di far partecipare obbligatoriamente il PM a questo procedimento e di prevedere un primo giudizio volto all'ottenimento dell'autorizzazione per procedere chirurgicamente sui propri organi genitali, quindi un primo giudizio con le lentezze della giustizia civile italiana, i costi e quant'altro. E poi, eseguito l'intervento, un secondo giudizio per prendere atto delle modificazioni e quindi poi disporre la rettificazione dell'atto di nascita. Già l'idea della necessità di ricorrere a un giudice, a mio avviso, non è stata un'ottima idea, perché, come possiamo tutti immaginare, questa è una materia squisitamente psicologica, medica, cioè che ha una maggiore rilevanza per quel tipo di soggetti e per quel tipo di competenze, per cui 9 volte su 10, soprattutto all'inizio dell'applicazione della normativa, il giudice si ritrovava a dover necessariamente rivolgersi a un consulente e praticamente la sentenza, tra virgolette, la faceva il consulente tecnico, cioè questo medico, questo psicologo che, valutata la condizione della persona, esprimeva una diagnosi di quello che oggi chiamiamo disturbo di identità di genere, disforia di genere, e quindi in qualche modo induceva il giudice a autorizzare il trattamento chirurgico. E successivamente al trattamento era sempre un altro medico che esaminava la situazione, esaminava la cartella clinica degli interventi compiuti, e quindi poi dava l'ok affinché si provvedesse alla rettifica. Allora, se è così, non si vede perché, questo sempre de futuro, diciamo de iure condendo, come diciamo con il latino nei operatori del diritto, non si vede perché non si possa, così come avviene appunto nel Regno Unito o in Spagna, affidare il compito di pronunciare questi provvedimenti ad un'autorità amministrativa composta magari prevalentemente di medici, psicologi, il che assicurerebbe dei costi minori, una velocità maggiore e soprattutto un impiego di competenze direttamente sul campo della decisione da assumere. Questa è, ripeto, la mia opinione, non solo mia, però mi sembra che sia un problema, soprattutto poi sulla tempistica e su questo inutilmente andare ad ingolfare la giustizia civile. Detto questo, il problema della necessità di una legge nasceva da questa clausola che c'è nel nostro ordinamento, ma non c'è in tutti gli ordinamenti, della indisponibilità del nostro stesso corpo laddove si vogliano determinare dei mutamenti irreversibili dello stesso. Quindi c'è un divieto in generale di questi atti dispositivi del proprio corpo che determinano una diminuzione permanente dell'integrità. E quindi lì ci voleva per forza la normativa, perché il chirurgo che avesse operato, e persino secondo certe letture l'endocrinologo che avesse prescritto gli ormoni, inducendo poi alla lunga, no, con un'assunzione a lungo termine di queste cure ormonali, inducendo una modifica permanente della capacità per esempio di procreare, sarebbero incorsi in reati penali. Quindi ci voleva necessariamente una norma. E quindi questa legge dell'82, un altro difetto che magari si può trovare è questo problema del doppio giudizio, cioè uno per l'autorizzazione di intervento chirurgico e un altro per la rettificazione, anche se, e questo è molto interessante dirlo oggi che siamo nel 2013, perché era già chiaro in qualche modo sin dall'82, ma non è stato colto tempestivamente quasi da nessuno, la norma al fine di disporre la rettificazione non richiedeva espressamente lo svolgimento di operazioni chirurgiche corpo dell'interessato. La norma richiedeva semplicemente l'accertamento di intervenute modifiche, senza chiarire di che tenore dovessero essere queste modifiche. E laddove, dice la legge, laddove la persona richiede di svolgere un trattamento medico-chirurgico, ove necessario, il giudice lo autorizza con sentenza. Quindi sarebbe bastata una lettura, diciamo, più aperta di questo ove necessario, per rendersi conto che ove necessario non va letto oggettivamente, cioè
è necessario tutte le volte in cui si presenta una situazione somatica diversa da quello che vuole essere il genere di arrivo della persona, il genere percepito dalla persona come il proprio. E allora, tutte le volte in cui, in sostanza, una persona che ha un'identità di genere femminile si ritrova con organi genitali maschili, a quel punto è sempre necessario intervenire. Al contrario, il concetto di necessità si poteva riportare alla interpretazione soggettiva dell'individuo, cioè ove necessario per la persona, solo in quel caso va disposto l'intervento chirurgico, cioè in sostanza affidare alla sensibilità individuale e soprattutto alla percezione di benessere che ciascun interessato può avere la necessità di ricorrere all'intervento chirurgico. Questa lettura, che ripeto, sarebbe stata possibile sin dal primo giorno di vigenza di questa normativa, invece è rimasta assolutamente negletta per molti anni. E su questo quindi do anche un'informazione all'autrice del nostro libro, perché nel 2011 finalmente è stato espresso chiaramente nel Tribunale di Roma, in una causa che poi ho personalmente patrocinato, questo concetto qua, e cioè che poiché la normativa è una normativa ispirata all'articolo 32, quindi è quello che è il diritto alla salute della persona, ed è quindi alla persona che bisogna guardare per valutare la necessità o meno dell'intervento chirurgico, questo intervento non è necessario tutte le volte in cui la persona assuma e attesti che in questo processo è stato fondamentale l'intervento del SAIF, di Luca Chianura e di tutto il suo staff per fornire al giudice un quadro completo del benessere raggiunto dalla persona, nonostante questa è una persona che transitava da uomo a donna, e quindi nonostante avesse tenuto integri i propri organi genitali maschili, aveva raggiunto per via di una mastoplastica e per via delle cure ormonali, aveva raggiunto un tale stato di benessere per cui non desiderava assolutamente sottoporsi all'intervento, e quindi il tribunale ne ha preso atto e ha disposto la rettifica pure in mancanza di intervento chirurgico, fissando però un principio, che è appunto questo qui, che è il concetto di necessità di cui alla legge 164 va valutato soggettivamente, perché noi dobbiamo curare, tra virgolette, un interesse individuale e soggettivo. Questa sentenza non è rimasta un caso isolato, grazie al cielo, perché posso affermare con serenità che si tratta di una scelta interpretativa della norma che, perlomeno all'interno del Tribunale di Roma, è ormai un vero e proprio principio, viene applicata in moltissimi casi e abbastanza uniformemente. Come, diciamo, avvocato sensibile a questa tematica e con l'aiuto dell'ONIG, con l'associazione di Bella, stiamo cercando di far emergere questo tipo di principio in via interpretativa nei vari fori del paese, che sono tantissimi, come diceva Luca, però è chiaro che nel momento in cui il principio viene affermato a Roma, a Milano, a Firenze, a Napoli, diventa qualcosa a cui tutti quanti gli operatori andranno a guardare come la corretta applicazione della normativa, e quindi potrebbe crearsi una certa uniformità a livello nazionale, perché poi, anche questo va detto, quello che purtroppo succede è che si crea una sorta di turismo giudiziario. Cioè, siccome la normativa ancora la competenza del giudice che deve deliberare queste decisioni sul luogo di residenza del soggetto, capita che persone che non vogliono correre rischi prendono residenza a Roma per poter avere la serenità che quei principi vengano applicati come sono stati applicati dal 2011 ad oggi, e quindi siano costretti anche a sopraccarsi di Stato, quindi è questa assurdità di una disparità di trattamento tra il siciliano e il romano che non ha una sua ragionevolezza. Il 2011, e vengo proprio al tema del minore, il 2011 sempre qui a Roma è stato un anno importante anche per la pronuncia di un'altra sentenza storica, in cui la stessa prima sezione del Tribunale era chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di un genitore esercente la potestà su un minore di 16, quasi 17 anni, con diagnosi di DIG, di disturbo di identità di genere, che intendeva sottoporsi prima, quindi della maggiore età, al trattamento chirurgico, avvertiva questa esigenza. È stato questo minore sempre seguito dallo staff del SAIFI presso il San Camillo, e quindi si è presentato a questi giudici con tutta la documentazione che spiegava che non vi erano dubbi sulla diagnosi di disturbo di identità di genere, che vi era già
in atto una cura ormonale femminilizzante per questa persona, e quindi forniva un quadro assai rassicurante ai magistrati che erano chiamati a decidere sulla validità, opportunità di questo intervento. Tuttavia, sempre per il non detto che c'è nella legge 164, questi giudici si trovavano a prendere per primi nella storia del nostro paese una decisione che in qualche modo afferiva alla capacità e alla possibilità di un minore, il tema della capacità del minore, no, di prendere determinate decisioni decisive, determinanti per la propria esistenza, è affrontato anche in maniera molto interessante nel libro che presentiamo. E in quel caso c'era anche, diciamo, l'opinione del favorevole del genitore esercente la potestà, ma il dubbio che ci si poneva è: si tratta di un atto in cui una volontà di un minorenne, quindi un soggetto legalmente incapace, può essere comunque tenuto in considerazione, o si tratta di qualcosa che soltanto il maggiorenne può deliberare sulla propria vita, sulla propria fisicità, e quindi di un cosiddetto diritto personalissimo? Ebbene, la posizione presa dai magistrati di Roma, facendo anche riferimento alla Carta dei diritti del fanciullo, alla Carta di Nizza, è stata proprio quella di ovviamente sentirlo, avere quindi nella massima considerazione la sua opinione, e poi però, e questa è una cosa che voglio dire nel bene e nel male va detta, soprattutto sulla base di quelle che erano le risultanze del SAIFIP, hanno deciso di disporre e autorizzare l'intervento, quindi hanno fatto questa grande apertura che, ripeto, è una cosa senza precedenti. L'unica vicenda interessante su questa tematica di cui parliamo oggi è quella di un tribunale di Potenza, un tribunale dei minori di Potenza, adito dallo stesso minore per il diniego dei genitori di consentirgli la sottoposizione a cura ormonale femminilizzante. Cioè, in questo caso, questo minore era privo del consenso dei genitori a sottoporsi a queste cure ormonali e non sapeva come fare per scavalcarlo. Quindi ha adito il tribunale dei minori per ottenere dal tribunale dei minori la nomina di un curatore speciale che, facendo le veci dei genitori, potesse curare questo interesse del minore e quindi verificare se scientificamente, medicalmente, la richiesta, l'esigenza avvertita dalla persona fosse da secondare, e quindi poi sostituirsi, cioè mettersi addirittura di sopra della potestà genitoriale per consentire questo esercizio di un diritto, di un interesse da parte del minore. Diciamo, cercare di tirare le fila, la questione secondo me da noi va molto sul caso per caso, non può prescindere da una chiara ed autorevole esposizione delle ragioni della persona da parte di una figura medica, perché tutto, sia nell'impianto concettuale della normativa, sia in quelle che poi sono state le pronunce importanti di, che ne so, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione sulla normativa, tutto quanto guarda sempre all'aspetto medico-legale. E quindi il secondo piano è, a proposito del dibattito tra patologizzazione e depatologizzazione, che a mio modestissimo avviso, almeno per cercare di tutelare, di proteggere queste persone e di dargli uno strumento forte come è l'articolo 32 della Costituzione per far valere i propri diritti e le proprie esigenze, non si può oggi in Italia pensare ad una depatologizzazione che poi lasci inalterate determinate prerogative. È chiaro che su piano di principi siamo d'accordo, però io naturalmente mi preoccupo pure di risolvere i problemi pratici di chi si rivolge al mio studio e dice: io voglio ottenere questa sentenza, voglio mettere a posto questa situazione della mia vita. E credo che in questo contesto il fatto che il disturbo di identità di genere sia presente nel DSM non sia negativo sul piano, ripeto, della soluzione di questi problemi pratici. E la terza cosa è che, siccome questa è una legge che lascia molte cose non dette, in tutto questo non detto noi possiamo scrivere con l'aiuto naturalmente della magistratura
e però anche soprattutto di queste ricerche che eliminano la nebbia, l'incertezza, l'oscurità su tante tematiche, possiamo scrivere tanti piccoli e importanti principi che poi portano ad un benessere maggiore delle persone direttamente interessate.